Il Concorde, l'aereo per viaggiare a velocità supersonica. Leggerissimo. Supera di 2 volte la velocità del suono. Un aereo prestigioso e sicuro. Ma 113 persone sono morte in soli 120 secondi. Servendoci della computer grafica, cercheremo di scoprire le cause. Le tragedie dipendono da una concatenazione di eventi e da decisioni critiche. Tutto quello che accade in quei secondi fatali. Europa, Francia, Parigi. 25 luglio 2000. Aeroporto Charles de Gaulle. Ore 12:30. 100 passeggeri fanno il check-in per il volo AF4590. Sono tutti tedeschi, pronti per un viaggio da sogno. Una vacanza da almeno $13.000 a testa. A inizio, a bordo di un Concorde diretto a New York. A seguire, una crociera ai Caraibi. Il padre di Jörg Meyer vuole festeggiare la pensione. Nel 2000 aveva compiuto 65 anni. Voleva festeggiare con la sua compagna. Amavano viaggiare. Facevano sempre viaggi un po' particolari. Il Concorde è un aereo unico, elegante, lussuoso e veloce. Raggiunge i 2200 km orari. Partendo da Londra o Parigi, giunge a New York in sole 3 ore e 3 quarti. La cabina strettissima e le grandi ali a delta gli consentono di percorrere 3 km in 6 secondi. John Hutchinson, pilota di Concorde da 15 anni. Per descriverlo, basta dire che è un aereo perfetto, bello, sicuro, potente, come il vincitore di un derby, se volete. Alle 13:30 tutti i passeggeri hanno fatto il check-in. Il capitano Christian Marty è già nell'abitacolo. I turisti sono in ottime mani. Il 54enne Marty è uno dei piloti migliori dell'Air France. Ha un talento straordinario. Nel 1982 Marty fu il primo francese ad attraversare l'Atlantico in windsurf. È una star in Francia. A bordo il capitano fa gli ultimi controlli. Il controllore di traffico aereo, Gilles Longelin, inizia il turno pomeridiano. Ero di turno alla torre sud dell'aeroporto Charles de Gaulle. Quel giorno non avrei dovuto lavorare, ma uno dei miei colleghi mi chiese di fare cambio di turno. Così lui fece quello della mattina e io del pomeriggio. Con quel cambio di turno, Longelin prende anche una responsabilità inaspettata, controllare il decollo del Concorde. Il Concorde è uno degli aerei più belli che conosca, con la sua linea pura. Mi piace vederlo decollare e atterrare. Nel corso del suo controllo, il capitano Marty si accorge che il secondo motore ha un guasto tecnico. Bisogna sostituire il pezzo. Non è una cosa seria, ma la sicurezza non è mai troppa. In 900.000 ore di volo, nessun Concorde è mai precipitato. Le riparazioni causano 1 ora di ritardo. I passeggeri sono all'imbarco. Famiglie normali. Un viaggio da sogno.
Alle 16:35 il Concorde è pronto al decollo. Mancano pochi istanti, mentre l'aereo raggiunge la pista. Sulla torre di controllo, Gilles Logelin dà al volo 4590 dell'Air France l'ok al decollo sulla pista 26. Sono le 16:40. Finora, per i passeggeri e l'equipaggio, tutto è normale. Il capitano Marty si porta sulla pista. I potenti motori del Concorde sono al massimo. Per John Hutchinson, ogni decollo è emozionante. Quando metti i motori alla massima potenza, senti questa carica salirti per la spina dorsale, mentre l'aereo accelera sulla pista. Hai come la sensazione che l'aereo voglia schizzare come un razzo nel cielo, lassù, nel suo elemento naturale. Dalla torre di controllo, Logelin supervisiona il decollo. Guardavo con piacere il Concorde accelerare sulla pista. Essendo molto pesante all'inizio è un po' lento, ma poi guadagna velocità. Il Concorde accelera lungo la pista di 4.000 metri fino a 320 km orari. Possiamo ricostruire l'accaduto servendoci della computer grafica. Gli occhi di Gilles Logelin si colmano di orrore. Vedi le fiamme svilupparsi dal retro dell'aereo. Afferrai il microfono e gridai: Air France 4590, andate a fuoco. Marty non può vedere le fiamme e a 328 km orari il Concorde non può arrestare il decollo. Restano solo 2000 metri di pista. Per potersi fermare sarebbero necessari almeno 3 km. A quella velocità l'aereo non può fermarsi, neanche se ci sono dei problemi. Quindi, nonostante le fiamme, il Concorde si alzò in volo. Alle 16:43 e 15 secondi, il capitano Marty inizia il decollo. Il Concorde prende quota. Questo è quello che vedono i testimoni. Martin Bornet lavora in un ufficio a ovest dell'aeroporto. Alle 16:44 assiste alla tragedia. Guardavo fuori dalla finestra quando vidi decollare il Concorde con la coda in fiamme. Fu spaventoso. Sarebbe potuto esplodere proprio qui, davanti all'ufficio. L'aereo continua a prendere quota. Vicino all'ufficio di Martin, il trasportatore Emmanuel Vermignon è alla guida del suo furgone. Mentre il Concorde decollava, avevo il finestrino aperto. Indossavo una polo e il calore emanato dall'aereo fece squagliare la maglietta e mi scottai. Il calore arrivava fino a terra. Il capitano cerca di guadagnare quota, ignaro che le fiamme si sono diffuse fino all'ala sinistra. La tragedia viene ripresa dalla moglie di un autotrasportatore. È l'unica sequenza video di cui disponiamo. Sarà essenziale per le indagini. Nell'aeroporto di Parigi, durante la fase di decollo, un Concorde prende fuoco. A bordo 109 passeggeri. I successivi 69 secondi saranno critici.
Ore 16, 43 minuti e 30 secondi. Il Concorde cerca di non perdere quota. È a soli 30 metri di altitudine e rischia di schiantarsi. Sotto di lui la città di Gonesse, con 25.000 abitanti. Christine Turpin si sta dirigendo alla sua stazione di servizio. Stavo tornando a casa quando vidi l'aereo. Il retro del Concorde andava a fuoco. Rallentai, vidi che era tutto pervaso dalle fiamme. Il capitano Marty non può fare nulla. L'ala sinistra si sta disintegrando. Patrick Tess è in linea di collisione con il Concorde. Ero in ufficio, al telefono con un cliente. Fu interrotto dal rumore proveniente dalla pista. Si trattava del Concorde che andava a fuoco, puntando in questa direzione. Il Concorde vira a sinistra. L'aereo si blocca e precipita al suolo. Sono le 16.45. Il momento più temuto da ogni controllore di traffico. Gilles Logelin afferra il microfono. Chiamai il Concorde dicendo: Air France 4590, mi sentite? Ripetei. Nessuno rispose. Il jet supersonico, con il pieno di carburante e 109 passeggeri a bordo, va a schiantarsi proprio su un hotel. L'edificio è devastato da un'esplosione. L'insegnante d'inglese Alice Brooking alloggia in una stanza al primo piano. Corsi subito verso la porta. Vidi le fiamme. Le scale non erano praticabili. Così attraversai la stanza per raggiungere la finestra. Vidi che l'uomo della reception era già sotto la mia finestra e mi disse: deve saltare. Anche Christine Turpin assiste all'esplosione e teme per il peggio. Precipitò. Credevo fosse caduto sulla mia stazione di servizio, dove c'erano mia figlia e una mia impiegata. Pensai, sono morte. Mentre Christine corre dalla figlia, vede cadere i resti del braccio di un passeggero. È un'immagine orribile, indelebile nella sua memoria. Quando mi torna in mente, rabbrividisco all'idea di quello che hanno passato le persone a bordo. Negli 8 minuti successivi, pompieri e ambulanze accorrono sul posto. Una tragedia orribile che coinvolge non solo i passeggeri, ma anche quanti sono nell'hotel. A capo dei soccorsi, il colonnello Fabrice Chauvin. Mentre guidavo, cercavo di pensare velocemente. I soccorsi dovevano articolarsi in due fasi. Primo, estinguere il fuoco e recuperare gli eventuali superstiti. Secondo, organizzare un primo soccorso per i feriti prima del trasporto in ospedale. Ci vorranno ben 3 ore per riuscire a domare l'incendio.
Come si vede da queste riprese di un notiziario, i resti dell'aereo e dell'hotel sono irriconoscibili. I soccorritori iniziano a estrarre i corpi delle vittime. Tra queste c'è Kenza Rashid, una studentessa di 19 anni impiegata all'hotel. Era stata assunta all'hotel il giorno prima. Voleva mettere da parte qualcosa per l'estate. Muore anche la cameriera al piano, Davraneh Chandansin, lasciando i suoi due bambini. Molti corpi sono resi irriconoscibili dalle ustioni. L'unico modo per identificarli è l'impronta dei denti. Sono istanti atroci per i parenti delle vittime, come Jörg Meyer. La cosa più dura è stata attendere l'identificazione di mio padre e della sua compagna. È vero, non resta molto delle vittime di un incidente aereo. È stata dura. Dovrà aspettare due settimane prima che i patologi identifichino i suoi cari. Ci è voluto molto tempo. Un giorno dopo l'altro l'attesa ci dilaniava. L'incidente prende tutti di sorpresa. Il Concorde, il re dei cieli, in grado di raggiungere velocità supersoniche e realizzare molti sogni, non aveva mai avuto incidenti finora. Sono bastati 120 secondi per distruggere questo record. Ripercorrendo e analizzando gli eventi di quel giorno fatale, possiamo ricostruire quanto è davvero accaduto. La simulazione al computer arriva dove nessuna telecamera potrebbe, nel cuore del disastro. L'ufficio francese per gli incidenti aerei invia i suoi investigatori. Grazie ai loro dati possiamo ricostruire la catena di eventi per scoprire la causa del disastro. Gli investigatori non escludono nulla. Si è trattato di un errore del capitano Marty o forse di un guasto dell'aereo? Passano in rassegna passeggeri e bagagli. Trovano subito un particolare sospetto. 19 bagagli che, stando ai rapporti circa il carico, non avrebbero dovuto essere a bordo. Non appartengono ai passeggeri del Concorde. Potrebbe un terrorista avervi nascosto una bomba? Non sarebbe la prima volta. Nel 1988, 270 persone morirono per una bomba che distrusse un 747. Il disastro di Lockerbie. A Gonesse gli investigatori sezionano il sito dell'incidente in una griglia per condurre ricerche minuziose. Fotografano e registrano i reperti rinvenuti in ogni sezione. È una procedura complessa che richiede 4 settimane. Poi i reperti devono essere identificati e analizzati. Vengono trasportati in 3 hangar de Le Bourget, un altro aeroporto parigino. Queste macerie sono quanto resta dell'hotel. L'impatto e l'incendio hanno totalmente raso al suolo questo edificio di 40 camere. Questo è quanto resta del Concorde. Di questo esemplare di ingegneria moderna è rimasto solo un cumulo di rottami, alluminio, plastica fusa e un motore distrutto. Gli investigatori separano e identificano ogni resto. Tra queste macerie si trovano ancora gli indizi cruciali per stabilire le cause dell'incidente.
Nel giro di ore, l'ufficio francese per gli incidenti aerei recupererà le scatole nere. Si tratta di strumenti collocati su tutti gli aerei di linea per registrare importanti dati tecnici e soprattutto le conversazioni dei piloti. Si analizzano le scatole nere. Non si sente un'esplosione, dunque non si tratta di un attentato. Gli investigatori devono seguire una pista diversa. Si concentrano sulla riparazione ordinata dal capitano poco prima del decollo. Il Concorde è rientrato da New York il giorno prima con un guasto all'invertitore di marcia del secondo motore. L'invertitore di marcia aiuta l'aereo a frenare dopo l'atterraggio. Ma gli investigatori non trovano elementi sufficienti per poter attribuire al guasto dell'invertitore la causa dell'incidente. Si cerca disperatamente una risposta, finché non la trovano. Le autorità francesi bloccano tutti i Concorde dell'Air France. Non resta che cercarla in quei 120 secondi che vanno dalla partenza al decollo. Il capitano Hutchinson ha eseguito centinaia di decolli. Una volta presa posizione sulla pista, il capitano deve mettere i motori al massimo. Il suo compito è guidare l'aereo dritto lungo la pista. Il copilota deve chiamare la velocità, mentre l'ingegnere di volo deve monitorare tutte le apparecchiature, in particolare queste che controllano il motore. Le scatole nere dimostrano che tutto è regolare fin quando il Concorde raggiunge i 323 km orari. Dal disastro lo separano solo 79 secondi. I dati rivelano una repentina perdita di potenza in entrambi i motori sotto l'ala sinistra. La scatola nera registra i messaggi d'allarme dalla torre di controllo. L'allarme è inutile, è stato superato il punto di non ritorno. Non c'è abbastanza pista per tentare una frenata. Marty deve decollare. Tirò i comandi per far ruotare l'aereo con un'inclinazione di 12,9 gradi. I motori di sinistra gli davano problemi. Non raggiungevano la potenza necessaria. Deve essere stata dura mantenere il controllo dell'aereo e cercare di guadagnare velocità con quei problemi ai motori. Ora gli investigatori si concentrano sui motori. Perché hanno perso potenza? A soli 2 minuti dal decollo, il Concorde AF-4590 precipita. Le vittime sono 113. Questi aerei di linea supersonici non sono dunque infallibili. Servendoci dei rapporti e della computer grafica, cercheremo di ricostruire la fatale catena di eventi. I due motori di sinistra hanno perso potenza quando il Concorde raggiunge i 323 km orari. Perché? Emerge un nuovo indizio. Gli investigatori rinvengono sulla pista frammenti di pneumatici. Uno di questi pesa ben 4,5 kg. I test confermano che sono quelli del Concorde. È un indizio essenziale. I pneumatici dei Concorde, infatti, devono sopportare una pressione elevatissima e sono soggetti a rischio di esplosione, soprattutto in fase di decollo e atterraggio. Hutchinson ci spiega perché. Quando il capitano tira i comandi per ruotare, aumenta l'attrito della parte posteriore sulla pista e dunque ruote e pneumatici sono molto sotto pressione.
Questa pressione addizionale rende ancora più vulnerabili gli pneumatici. Hanno trovato una causa. Gli investigatori scoprono che l'esplosione degli pneumatici non è cosa rara per i Concorde. In 24 anni si sono verificati più di 50 casi del genere in fase di decollo e atterraggio. L'incidente peggiore coinvolse nel 79 un altro Concorde dell'Air France nell'aeroporto Dulles a Washington. Bill Lightfoot si trovava a bordo. Vedi un grande buco sull'ala, da cui fuoriuscivano pezzi d'alluminio o qualche altra lega e del materiale liquido. Stando ai rapporti ufficiali, uno pneumatico era esploso durante il rullaggio. Poi la ruota di metallo si surriscaldò in seguito all'esplosione. L'aereo decollò, ma 20 minuti dopo dovette rientrare. Per fortuna l'incidente fu evitato e aumentarono i controlli per la sicurezza. Gli ingegneri installarono delle spie per rilevare guasti agli pneumatici, modificarono le procedure di controllo prima di ogni volo e soprattutto, come ci spiega l'esperto d'aviazione David Learmont, realizzarono pneumatici in grado di sopportare il doppio del normale carico. Lo scopo, durante i test, era simulare l'esplosione di tutti i pneumatici in fase di decollo ed essere in grado di portare comunque a termine il decollo. Le ruote non hanno più subito guasti. Questo fino a 18 anni dopo, quando a Parigi il guasto diviene fatale. Nonostante le misure di sicurezza, uno pneumatico esplode. Gli investigatori scavano a fondo. Riesaminano tutti i resti rinvenuti sulla pista e scoprono un nuovo indizio. Questo misterioso nastro metallico lungo 43 centimetri. Viene subito messo in relazione con il danno riportato dallo pneumatico. È evidente. Il risultato delle indagini dipende ora dalla provenienza di questo indizio. Com'è finito sulla pista? Ci vogliono 5 settimane di lavoro in cui viene confrontato con i resti dell'aereo. Poi uno spiraglio. Il pezzo appartiene al motore di un DC-10. 5 minuti prima del Concorde era decollato un aereo di linea continentale DC-10. Rintracciano l'aereo a Houston, in Texas. Scoprono che al motore manca quel pezzo fatale, il nastro metallico montato 16 giorni prima al DC-10 in fase di manutenzione. Quando David Learmont vede le foto del nastro, resta di stucco. Gli angoli di questi nastri sono molto appuntiti. Sono costruiti proprio così. E il Concorde ci è passato sopra, lacerandosi un pneumatico. Inoltre presentano dei fori dove vengono inseriti i viti o chiodi. Ce n'erano ovunque sulla pista. Gli investigatori ora possiedono una valida teoria circa le responsabilità del nastro metallico. 81 secondi prima di precipitare, il Concorde avanza a 323 km orari lungo la pista. Lo pneumatico passa sul nastro. Esplode e 4,5 kg di materiale proveniente dallo pneumatico schizzano contro l'ala. Nelle ali ci sono i serbatoi del carburante.
L'ala deltoidale non è in grado di resistere a un tale impatto. Una tale eventualità non era mai stata presa in considerazione. Nei test condotti si era previsto che in seguito all'esplosione di un pneumatico i pezzi staccatisi da quest'ultimo avrebbero pesato al massimo un chilogrammo. Quel giorno invece i frammenti dello pneumatico pesano quasi 5 volte tanto, 4,5 kg. Un impatto del genere non era stato considerato. I frammenti dello pneumatico hanno causato un'evidente ammaccatura sull'ala. Eppure, l'ala non è forata in quel punto. Ma allora, se non è stato il frammento di pneumatico, che cosa ha causato la fuoriuscita del carburante? Il frammento che ha urtato l'ala e ha causato il danno era talmente grande e piatto che, sebbene non abbia forato l'ala, l'impatto ha causato una tale onda d'urto del carburante da far letteralmente saltare via il tappo del serbatoio. Quando il frammento urta l'ala, provoca un'onda di pressione che il serbatoio non riesce a contrastare e il carburante inizia a fuoriuscire. 75 litri di carburante al secondo si riversano sul motore. Ma perché prenda fuoco deve esserci una scintilla. Come si è generata? Il Concorde AF4590 si schianta nell'aeroporto De Gaulle poco dopo il decollo. La computer grafica può simulare il percorso lungo la pista per rivelare le cause dell'incidente. Mentre l'aereo accelera sulla pista, uno pneumatico passa su un nastro metallico. A 81 secondi dallo schianto, un frammento di pneumatico schizza contro l'ala. Il carburante si riversa sul motore. Ma senza una scintilla, la catastrofe non avrebbe avuto luogo. Dalle conversazioni registrate sappiamo che i piloti hanno avuto problemi con la ruota del carrello. Mentre tenta di decollare, Marty ordina di ritirare il carrello. Ma resta aperto. Questa sequenza video costituisce un'ulteriore prova. Mostra il carrello abbassato. Cosa ha impedito che venisse ritirato? Vi mostriamo la spiegazione più plausibile in questa simulazione. I frammenti di pneumatico finiscono nello sportello del carrello, rompendo i cavi che vi si trovano dentro. I fili elettrici scoperti sventolano nella corrente d'aria. In caso di contatto si genererebbe una scintilla. Purtroppo è quello che accade. La scintilla incendia il carburante. Il Concorde si trasforma in una bomba volante. Ecco cosa ha visto il capitano Marty dalla cabina. Dalla sua postazione non può vedere le fiamme. Sa solo che al momento del decollo il secondo motore sta perdendo potenza. Un istante dopo giunge l'allarme della torre di controllo. La computer grafica ci fornisce un'immagine del Concorde.
A complicare la situazione, anche il primo motore perde potenza. Gli eventi sono tutti a sfavore di Marty. L'esperto di sicurezza Lernon ci spiega perché. Dal buco fuoriusciva un'ingente quantità di carburante che si riversava sul motore, che perdeva potenza, per poi spegnersi. I piloti potevano dunque contare solo su due dei quattro motori, entrambi sul lato sinistro. Non può accadere in un momento peggiore. Marty ha bisogno del massimo della potenza, perché non ha abbastanza pista per frenare. Inizia il decollo. La scatola nera rivela che alle 16:43 e 22 secondi è risuonato l'allarme incendio ai motori e che 3 secondi dopo il capitano ha spento il secondo motore. Se suona l'allarme, bisogna spengere il motore per bloccare l'afflusso di carburante e poi attivare l'estintore per cercare di spengere il fuoco. Mancano ormai 53 secondi allo schianto. Lauslin, dalla torre di controllo, cerca di aiutare Marty. Fai quello che puoi. Devi assolutamente cercare di atterrare. Ma soli 60 metri di quota non consentono il rientro e Marty cerca di raggiungere la pista dell'aeroporto Le Bourget a soli 5 chilometri. Ma si aggiunge l'ennesimo problema. Il fuoco fa fondere e disintegrare l'ala. Sulle estremità delle ali dei Concorde ci sono i flag che consentono al pilota di far andare il muso dell'aereo su o giù. Il fuoco ha letteralmente fatto evaporare l'ala, distruggendo così quegli importantissimi comandi. Intanto, gli allarmi antifumo della toilette iniziano a suonare. Per i passeggeri l'aria si fa irrespirabile. 49 secondi allo schianto. In cabina, Marty cerca di governare l'aereo, di guadagnare quota e velocità, ma l'ala sinistra e i controlli sono ormai disintegrati. ...33 secondi. Ricomincia a suonare ininterrottamente l'allarme incendio dei motori. Il capitano Marty ormai può far ben poco. Anche l'atterraggio nella pista di Le Bourget è impossibile. 11 secondi. La torre di controllo sente le ultime parole di Marty. È troppo tardi. Non c'è tempo. Quattro secondi. L'aereo perde 15 metri di quota. Alla fine l'aereo si è impennato e capovolto di circa 110 gradi. Ormai era impossibile controllarlo. Tre secondi. Il Concorde non ce la fa più a restare in aria. Si ferma e inizia a virare a sinistra. L'albergo si trova proprio sotto di lui. L'aereo sta per precipitare. A soli 118 secondi dalla partenza, 109 persone stanno guardando la morte in faccia. Secondi dopo, l'aereo precipita sull'hotel. Muoiono 100 passeggeri, 9 membri dell'equipaggio e 4 persone nell'hotel.
Il controllore Lojeune ha seguito sin dall'inizio le peripezie del Concorde fino a questi ultimi terribili secondi. Sapevo che era finita. Era un dato di fatto che non volevo accettare. Fino a quel momento mi ero illuso che non fosse vero. Ma a quel punto non c'erano più dubbi. Mi resi conto che era davvero finita. Il Concorde era caduto. Si era schiantato. In soli 120 secondi si è disintegrato il record di sicurezza del perfetto aereo supersonico. Un incidente terribile. I passeggeri hanno avuto un paio di secondi per capire prima dello schianto. L'avvocato Christoph Wellens parla a nome delle vittime. I passeggeri capirono subito che qualcosa non andava. L'aereo non si alzava. Poi un'ala prese fuoco. Era a bassa quota, raso terra. Poi l'aereo si mise a virare. I passeggeri capirono subito che stava accadendo qualcosa di terribile. Capirono che sarebbero morti. Due giorni dopo i parenti possono portare fiori sul sito dell'incidente. Non riescono ancora a darsi pace. Il padre di Jörg Meyer era a bordo. Mi manca molto. Mi ha lasciato un vuoto incolmabile. Ma la cosa peggiore è che non è morto per cause naturali, ma per un incidente. Era ancora giovane. Anche gli abitanti di Gonesse hanno subito un forte trauma. Patrick Tess si è salvato per miracolo. Il suo ufficio è proprio a fianco all'hotel distrutto. Ancora oggi non riesce a dimenticare. È chiaro, l'incidente mi ha turbato. È del tutto naturale. Ciò che ho visto è stato terribile. I corpi, il fuoco, le ferite, l'odore della carne bruciata. Per i Concorde, dopo l'incidente di Parigi, è la fine. Tre settimane dopo, tutti i voli dei Concorde sono annullati. L'Air France e la British Airways, le due compagnie aeree che possiedono Concorde, devono elaborare nuove misure di sicurezza. Vengono migliorati gli pneumatici, di modo che siano funzionanti anche se forati da una lama di 30 cm. Gli ingegneri incassano i serbatoi in contenitori a prova di proiettile. E rinforzano i cavi elettrici nel portello del carrello. Gloria dei Concorde è ormai perduta per sempre. 14 mesi dopo riprendono i voli dei Concorde. Ma i costi di manutenzione per le migliorie sono elevati e il numero dei passeggeri diminuisce. Il 24 ottobre 2003, l'ultimo volo di linea dei Concorde. Si è conclusa la prima era del volo supersonico di linea. Il Concorde è ormai un pezzo da museo. Quel fatale giorno di luglio a Parigi è il risultato di una catena di eventi. Un nastro metallico sulla pista fora uno pneumatico. I frammenti della ruota si schiantano contro l'ala.
Un'onda di pressione fa fuoriuscire il carburante dal serbatoio, mentre altri frammenti recidono i fili elettrici. Si genera una scintilla al momento del decollo. Crea un inferno di fuoco. È il momento cruciale. Il Concorde è spacciato. Un'imprevedibile catena di eventi. Un disastro inevitabile.